Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi vedere tutti gli acquisti che ho comprato, NYX, Essence, Catrice, eccetera, eccetera. Spero che questo make-up vi sia piaciuto, cioè vi piaccia, e vi mando un bacio e vi lascio il video. Ciao! Allora ragazzi, cominciamo subito dal correttore. Vado ad utilizzare il mio solito Catrice Camouflage. Io adoro questo correttore. Questo l'ho ricomprato ovviamente di nuovo per l'ennesima volta, perché secondo me è perfetto, copre le occhiaie benissimo. Se non lo avete ve lo consiglio, perché non lo batte nessuno, cioè almeno per me. Io come correttore uso entrambi i Catrice, sia questo qui che quello lì di Guido. Oggi voglio provare con voi questa palette della NYX che ho comprato, e anche altre cosine. Ho comprato questo primer della Essence e vediamo com'è. Sembra abbastanza chiaro e molte persone ne parlano bene, anche se ho letto anche di invece ragazze che non lo adorano tantissimo, ma alla fine è sempre soggettiva la cosa. Ho messo un bel po', lo tocco qui sotto. Non è che copre tantissimo, è proprio leggermente chiaro come discromie. Andiamo di qua, non è come quei primer che sono leggermente beciolini e quindi vanno a coprire, è proprio un effetto leggerissimo secondo me. È quasi impercettibile. Allora, usiamo subito questa palette. Sono troppo curiosa di provarla. Ve la faccio vedere, questa qui è la NYX Ultimate. Ok, ho fatto le sopracciglia, applichiamo un po' di bianco per fissare leggermente il primer che ho applicato precedentemente. Poi casomai, se vi interessa, vi faccio sapere come mi sono trovata con questo primer. Allora, prendiamo un pennello grande e cominciamo a dare un po' di tridimensionalità all'occhio. Applico questo colore qui chiaro, marroncino, nella piega. Questo qui più scuro, impercettibile. Ok, quello lì era molto chiaro, non si vedeva, questo qui già si vede un po' di più. Marrone un po' più scuro, mettiamo qui sempre nella piega. Diciamo che al primo impatto i marroncini non si notano tantissimo. Proviamo con un altro. Questo già è meglio. Quando li prelevate sono leggermente polverosi, ma sulla palpebra non vedo fallout sinceramente. Voglio andare subito ad illuminare qui sotto al sopracciglio col pennello di prima. Ok, e un po' qui all'angolo interno. Questo bianco devo dire che
abbastanza pigmentato. Ora voglio provare questo rosso che secondo me è fantastico. Lo adoro questo qui. Vediamo come è. Oddio. Oh mio Dio. Stupendo. Questo rosso è veramente fantastico. E devo dire che la scadenza mi sembra veramente fantastica. Vado col pennellone di prima e sfumo leggermente qui avanti. Ora voglio provare, anche se secondo me non c'entra tantissimo, questo marrone qui. Leggermente lo metto qui. Sono curiosissima di questi colori, quindi vorrei metterli un po' tutti se ci riesco. Allora, prendiamo, ora, vediamo un po', questo marrone qui sotto, vediamo un po', lo mettiamo qui alla fine. Wow! Ragazzi, questa palette è super pigmentata, a parte i marroncini. Quelli là chiari chiari, che secondo me bisogna fare un po' di pressione, ma quelli scuri secondo me sono fantastici. Vedete? Allora, ora voglio mettere un pochino di questo colore qui, doratino. Lo voglio mettere col dito qui al centro. Wow, forse ho scelto il dito sbagliato, ragazzi, scusate. Comunque voglio mettere questo qui al centro. Wow, ragazzi, mi piace tantissimo questo rosso di base con questo dorato al centro. Fa impazzire. Ci vorrei aggiungere qualche altro colore, ma non so bene che aggiungere per non fare disastri. Allora, io direi di aggiungere questo qui, quest'altro marrone, proprio qui alla fine dell'occhio, a vedere un po' com'è. Pure questo è abbastanza pigmentato. Ragazzi, ovviamente se avete questa palette fatemi sapere cosa ne pensate, come li trovate, se avete qualche consiglio sull'utilizzo. Però devo dire che secondo me è molto valida. Piego un attimo le ciglia. Ora utilizzo gli stessi colori che ho usato prima, però sotto. Quindi partiamo dai marroncini, quindi uso questo qui. Marrone qui e lo metto sotto, poi il rosso, ragazzi, io vado molto giù perché mi piace questo effetto sfumato, poi prendo il marrone scuro e lo applico un po' più vicino all'attaccatura. Ora voglio mettere una cosa che, diciamo, desidero un sacco e che finalmente ho trovato. L'eyeliner! Questo è l'eyeliner di NYX. Tutti dicono che è fantastico. E io devo provarlo assolutamente insieme a voi. Questa è la prima volta sempre per questo eyeliner. Si presenta così. Eccolo lì. Penna. Ah, ok, questo qui si carica dal tappino,
Vedete? Ho questo rumore insolito. Ok, andiamo ad applicare. Vediamo un po' com'è. Wow ragazze, fa una linea super nera come potete vedere e soprattutto super sottile. Sono io che l'ho fatta leggermente più doppia perché io la preferisco così. Ho perso un po' la mano con l'eyeliner a penna, anche se è quello là più facile, però questo qui devo dire che è molto semplice da usare. L'ho messo anche un pochino sotto e con il pennellino di prima vado a sfumare leggermente. Allora ragazzi, off camera ho messo mascara, ho fatto la base, fondotinta, terra, un po' di tutto insomma. Ora vorrei mettere leggermente un po' di questo colore qui, questo bianco qui scimmierino, per illuminare. Molto meglio, e anche un po' qui sotto. Ora voglio provare con voi questo nuovo acquistino, sempre NYX, questo è Lingerie French Made nuovo. Vediamo un attimo com'è. Allora, il colore quando l'ho sbocciato sulla mano mi è piaciuto tantissimo. Ora vediamo. Ragazzi, questo è il colore. Diciamo che qui sotto forse ne avrei messo un altro, però non ce lo vedo malissimo sinceramente. Voi che dite? Si è asciugato immediatamente ed è un nude marroncino, però che va leggermente nel malva, infatti è grigiastro e io lo adoro, secondo me è una colorazione troppo bella, veramente mi piace tanto. Ragazzi, questo è il risultato finale, io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, così mi supportate, io capisco che questi tipi di video vi piacciono. Fatemi sapere quindi questa palette se l'avete provata, se vi piace, e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!